Ciao, mi chiamo Emanuele, benvenuti in questo nuovo video e oggi parliamo di, come avete detto dal titolo, un nuovo sensore, un nuovo CGM. Mi ha contattato questa azienda che si chiama Cybionics, che si occupa appunto della formazione di questi nuovi sensori, ma non solo, si occupa anche di, ad esempio, screening preventivi per quanto riguarda la retinopatia diabetica. È un'azienda con sede in Cina. Mi ha contattato per parlare di questo nuovo sensore, che tra l'altro ha un'accuratezza o sensibilità, come lo si vuole chiamare, maggiore di quella di Dexcom G6 e di FreeStyle Libre 3. Ti ricordo che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina alla fine del terzo anno e sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni. Il nuovo sensore viene prodotto appunto da questa azienda che si chiama Cybionics, è un CGM, quindi come ho parlato più volte sarà quindi un lettore che, come il Dexcom G6 e adesso G7, ma anche come il Libre 3, permetterà quindi un monitoraggio continuo del glucosio, quindi continuous glucose monitoring, da cui CGM, e invierà i segnali al telefono tramite l'app personalizzata. Non richiede calibrazione, dura circa un'ora e fa tutto da solo, bisogna semplicemente inserire. Vi mostro un breve video di quello che potete trovare all'interno della scatola. Questa è la scatolina, molto piccolina, possiamo comunque compararla a quella della dimensione di circa un freestyle libre, visto che le dimensioni sono più o meno le stesse. Per quanto riguarda dentro la scatolina cosa troviamo, andiamo subito a vedere, tagliamo un attimo qui. Abbiamo presentazione del sensore che dice come scaricare l'app inquadrando il QR code. Salviettina eventualmente di alcol per pulire la pelle prima di usare il sensore, e in automatico danno anche un cerottino per quello che può essere, quindi coprire il sensore, eventualmente problemi o altre cose che possono derivare dall'uso. Per quanto riguarda la scatolina, questo è quello che resta ancora. Come vedete è piccolina e andiamo a vedere qua, con questa app qua si potrà fare il pairing tra il sensore e il telefono. Il sensore ovviamente va con il Bluetooth, quindi per come il Dexcom o il Libre 3. Questi sono i due inseritori e queste sono le istruzioni d'uso che spiegano come inserire il sensore. In realtà l'applicatore è molto semplice. Adesso non lo apro, ma per farvi capire, basterebbe inserire questa porzione qua, dove c'è questa puntina qui, a livello di questa porzione qua allungata. Si inserisce così, si rimuove questa clip così, premendo, ok? E poi si può premere, e premendo verrà quindi portato all'esterno il sensore. Per quanto riguarda le dimensioni dei sensori, questa è circa la dimensione del freestyle libre. Ovviamente è coperto in questo momento da un cerotto, ma potete vedere la porzione sopraelevata, mentre questo è il sensore di cui vi ho appena parlato. Come detto, essendo sensore CGM, libera il paziente diabetico dalla possibilità di dover quindi dover misurare le glicemie con il dito. Ha comunque un'elevata affidabilità. Poter visualizzare le glicemie ovviamente si leggono dal telefono, non serve quindi un lettore esterno come invece può essere per altri strumenti di monitoraggio della glicemia, come ad esempio i Libre piuttosto che i Dexcom. Quindi si può vedere tutto dall'app. L'app prende lo stesso nome dell'azienda, ovvero Cybionics. È un'app in cui, oltre a poter visualizzare le glicemie, abbiamo anche molti altri dati interessanti ed è, perlomeno io l'ho trovato, meno macchinosa rispetto a quella che potrebbe essere un'app di un Dexcom G6, che è anche bruttina tra le varie cose. Puoi trovare una serie di dati da poter aggiungere, ad esempio lo sport, quello che hai mangiato, quanta insulina hai fatto, eventualmente aggiungere delle note, e ci sono una serie di dati che si potranno visualizzare dopo un po' che si utilizza il sensore in questo caso. E come ad esempio l'emoglobina glicato, ovviamente non sostituisce quello dei resi del sangue, che sarà sicuramente più preciso, ma permette quindi una idea generale di quello che può essere l'emoglobina glicata, oppure il timing range calcolato come quanto tempo i nostri valori glicemici sono all'interno dei parametri che noi forniamo come range glicemico corretto, valori oltre cui arriveranno notifiche ogni 5 minuti al cellulare o all'orologio per chi ha l'Apple Watch, ma con questo ci arriviamo un attimo con calma. Avremo un segnale che arriverà al telefono dicendo: la tua glicemia è X, come se ti arrivasse una notifica normale. Per quanto riguarda Apple Watch, non c'è un'app specifica per Apple Watch, ma arrivano le notifiche come se fosse un messaggio di WhatsApp.
D'altro canto, però, è importante anche ricevere la semplice notifica che permette quindi di avere già un'idea, banalmente sul telefono, in borsa, da qualche parte, in giacca, mi sto muovendo, di quello che sta succedendo all'interno del nostro organismo, avendo quindi un parametro glicemico a cui fare riferimento. La durata del sensore è uguale a quella di un freestyle libro, ovvero dura 14 giorni, e anche in questo caso dall'app c'è la possibilità di condividere i dati. Ovvero, se ad esempio mia mamma può vedere quanto ho di glicemia io con l'app Freestyle Libre, e tramite LibreView si può connettere all'ospedale il medico per valutare le mie glicemie, stesso modo si potrà fare con l'app Cybionics. Al momento l'app è soltanto in inglese o cinese, questo perché è un'azienda che è in espansione, si sta espandendo adesso nei vari mercati, e questo video ne è un esempio. Col tempo implementeranno nuove lingue. Il sensore è comunque impermeabile, ha una certificazione IPX 8, non l'ho usato ancora abbastanza in condizioni di stress per poter dire che il cerotto resiste bene in situazioni in cui si nuota, in cui si suda. L'ho usato comunque per diverse passeggiate in cui ho sudato, non ho avuto problemi, mi sono già fatto la doccia rispetto a quando ho sudato, e comunque il sensore non mi ha mai dato problemi, per cui in questo momento mi sento di consigliarlo. Il sensore, comunque la porzione interessata del cerotto del singolo sensore è poca. Se il freestyle libre è un cerchietto tondo con intorno il cerotto, questo è il cerotto rappresentato solo dalla porzione che aderisce alla cute, quindi è più simile, se vogliamo, a un Dexcom. Come dicevo, è impermeabile, ha lo stesso certificato di impermeabilità di freestyle libre e Dexcom. In questo caso quindi potremmo avere un sensore che resiste fino a un metro di profondità per mezz'ora, dopodiché non è che il sensore smette di funzionare, potrebbe venire meno l'accuratezza. Al momento non è ancora disponibile sul mercato e non mi sento ancora di dire se consigliarlo oppure no, anche perché lo uso da troppo poco tempo per poter dire ok, è un prodotto valido, affidabile, meglio del freestyle libre, e quindi lo sostituirei al posto di, anche perché bisogna considerare che ormai in Italia ci sono delle strutture che sono molto affidate, associate, rodate a quello che è tutto il sistema freestyle, oltre che c'è un servizio di assistenza tutto sommato affidabile. Non so se ora come ora consiglierei a qualcuno di passare a questo sistema. Sicuramente c'è a dire che per quanto riguarda i costi, come CGM, prima di un Libre 3 che verrà a costare credo tra i 60 e i 70 euro, c'è a dire che questo avrà un prezzo molto inferiore rispetto a quello che è un Dexcom G6. Pensiamo banalmente che per un Dexcom G6 si va a spendere una quantità molto molto importante. I sensori del Dexcom G6 sono formati da due porzioni, il trasmettitore e quello che invece possiede la porzione in plastica con lago. La porzione in plastica con lago ne viene fornita in tre per scatola e può valere un prezzo di circa 150-300 euro a seconda di dove si viene comprato. Il trasmettitore viene cambiato ogni 3 mesi a un prezzo di circa dai 3 ai 450 euro. Per cui questi sensori di cui vi ho appena parlato sono con un prezzo molto maggiore rispetto a quello del video di oggi, ovvero il C-Joy Cybionics CGM. In questo modo possiamo quindi capire che se il C-Joy dovrebbe essere intorno ai 150 euro, il risparmio comunque importante. Come conclusione del video, quindi, abbiamo visto nuovi sensori, nuove possibilità. Ti ricordo che sul canale puoi trovare anche altri video, altre informazioni riguardanti la tua gestione del diabete, come migliorarne, come poter migliorare la terapia o le tue glicemie. Ti ricordo che puoi lasciare un mi piace, un commento e iscriverti al canale, e noi ci vediamo il prossimo martedì. Ciao!